Dicevamo, il retinale isomerizza e una volta che si è isomerizzato attiva la rodopsina e poi si stacca. Per cui una delle cose importanti da tenere presente è che a ogni ciclo di attivazione da parte della luce ci vuole un retinale nuovo, nel senso che il retinale, una volta che è stato attivato una volta, non è che poi torna cis in qualche modo da solo, ma deve essere staccato dalla rodopsina, viene preso, viene mandato nell'epitelio pigmentato che c'è attaccato ai fotorecettori. Allora sì, l'epitelio pigmentato è in grado di riportarlo alla forma trans e lo ridà ai fotorecettori, alla forma, scusate, cis, e lo ridà ai fotorecettori. E quindi c'è un ciclo tra fotorecettore e epitelio pigmentato che riforma la cosa. Tra l'altro c'è anche un'ottimizzazione in funzione delle condizioni di luce, nel senso che voi sapete che i bastoncelli rilevano la luce scarsa, i coni rilevano la luce solo in condizioni di illuminazione più forte. Però questo crea un problema a questo ciclo, perché quando c'è tanta luce ovviamente i coni rispondono, ma anche i bastoncelli rispondono, anzi la loro risposta è saturata, ma loro continuano a isomerizzare anche il loro di retinale. Allora ci sarebbe un problema: quando la luce è tanta i bastoncelli si mangerebbero via tutto il retinale che serve ai coni. Per evitare questa cosa, per limitare quantomeno questa cosa, c'è un'altra cosa che fanno, un altro processo che avviene nelle cellule di Müller, le stesse che fanno da fibra ottica, ed è il fatto che il retinale viene trasformato in retinolo nell'epitelio pigmentato. Ora, l'epitelio pigmentato dà ai bastoncelli il retinale, okay? Ma in condizioni di elevata illuminazione, buona parte del retinale viene lasciato fuori come retinolo. I bastoncelli non possono prelevare dal liquido extracellulare il retinolo, perché non hanno il trasportatore e non hanno le vie poi di trasformazione del retinolo in retinale. I coni sì. Quindi quando c'è tanta luce, non esce tanto dall'epitelio pigmentato il retinale, ma esce il retinolo, che viene poi trasformato in retinale nei coni, quindi i coni lo possono utilizzare e i bastoncelli no. Questa è un'ottimizzazione per cui quando c'è poca luce i bastoncelli hanno tutto il retinale che gli serve. Quando ce n'è tanta, i coni ce l'hanno il retinale perché se lo fanno a partire dal retinolo. I bastoncelli non ci riescono e quindi anche se ne avrebbero molto più bisogno, non lo utilizzano. E quindi si passa dalla visione dei bastoncelli alla visione dei coni, anche perché a un certo punto il pigmento non è più tanto disponibile per i bastoncelli. Okay? Alla rodopsina cosa succede quando il retinale si isomerizza? Passa allo stato eccitato e passa una serie di intermedi, che ciascuno dei quali ha un suo nome, cioè la fotorodopsina, batorodopsina, lumirodopsina, sono stati che cambiano in, vedete, tempi molto brevi, cioè fino qua, dall'eccitazione primaria fino qua si passa in qualche nanosecondo. Poi si passa a metarodopsina, che è lo stato che effettivamente è in grado di attivare la catena di fototrasduzione, e poi il retinale si stacca dopo un po', dopo qualche millisecondo, il retinale si stacca. Quindi la rodopsina viene attivata, rimane attiva per un po' e poi si spegne da sola quando si stacca il retinale. Okay. Vedremo poi che ci sono altre cose che aiutano questo processo. Poi cosa succede quando la rodopsina si attiva? Sì, quando la rodopsina si attiva, cioè diventa meta rodopsina dopo tutti i vari intermedi, si attiva una proteina G, essendo che questo è un recettore a serpentina. Questa proteina G si chiama trasducina. Che attiva a sua volta un enzima che è una GMP ciclico fosfodiesterasi. E quindi stavolta il secondo messaggero viene distrutto, non viene creato. Il secondo messaggero di questa catena è il GMP ciclico, però non abbiamo una guanilato ciclasi che produrrebbe il GMP ciclico, ma la guanilato ciclasi è costitutiva, quindi è sempre attiva, c'è una grande quantità di GMP ciclico nel segmento esterno dei coni, dei fotorecettori, e quando arriva la luce si attiva la fosfodiesterasi che lo distrugge, quindi diminuisce la concentrazione di GMP ciclico. Okay? Di fatto la visione funziona al contrario, nel senso che i fotorecettori
vedremo poi gli altri sensi, i fotorecettori funzionano spegnendo cose, non accendendole. Okay? Tant'è vero che l'effetto della luce sui fotorecettori non è, tra l'altro, una depolarizzazione, ma è una iperpolarizzazione. Okay? Quindi funziona al contrario della maggior parte dei recettori sensoriali. L'ultimo pezzo è quello che ci porta dal GMP ciclico al potenziale di membrana, perché ovviamente il GMP ciclico è una cosa interna. Il GMP ciclico cosa fa nei fotorecettori? Attiva un canale, il canale CNG, che è un canale non selettivo e che quindi è depolarizzante. Canale non selettivo per il sodio, il potassio e il calcio, con un potenziale di inversione attorno a zero, quindi 0 millivolt. Quindi quando si aprono questi canali depolarizzano il potenziale di membrana. Tant'è vero che il potenziale di membrana a riposo, meglio, al buio, dei fotorecettori è attorno a meno 35, meno 40 millivolt. Quindi molto più depolarizzato della maggior parte delle cellule, dei neuroni. Quando arriva la luce, questo potenziale si iperpolarizza perché questi canali si chiudono e ci sono dei canali al potassio, come nella maggior parte dei neuroni, che mantengono il potenziale di membrana verso il negativo. Okay? Per cui se io chiudo questi canali che hanno un potenziale di inversione a zero, iperpolarizzo il fotorecettore. Abbiamo detto che la cascata finisce quando il retinale si stacca, però se si dovesse aspettare questa cosa i tempi sarebbero troppo lunghi, cioè la frequenza di fusione arriverebbe a diversi secondi o più. Per velocizzare la terminazione della cascata, cioè quando arriva un fotone, stimola la rodopsina e si avvia la cascata poi si ferma per due motivi. La rodopsina viene inattivata da una chinasi, che si chiama rodopsina chinasi, con grande fantasia, e da una proteina che si chiama arrestina, che si lega alla rodopsina chinasi, alla rodopsina fosforilata. Quindi la rodopsina viene fosforilata, poi arriva l'arrestina che ferma la sua funzione. La proteina G a sua volta viene spenta quando si stacca dalla fosfodiesterasi, cioè la fosfodiesterasi in realtà viene spenta quando si stacca dalla trasducina, e questo distacco viene facilitato da una proteina che si chiama RGS9 in particolare, fa parte delle proteine RGS, che sono quelle che velocizzano il ciclo delle proteine G. Cioè non c'è solo nella visione questa proteina RGS. Le proteine RGS, non so se le avete viste in altri campi della biologia cellulare, ma sono proteine abbastanza ubiquitarie. Le proteine GAP di RAS, delle proteine G monomere, fanno esattamente la stessa cosa, cioè velocizzano il ciclo delle proteine G. Ci sono sia per le monomere, dove sono indispensabili per fare idrolizzare il GTP, e ci sono anche per le trimere, dove non sono necessarie ma velocizzano il ciclo. Okay? In questo caso appunto la RGS9 serve a finire prima l'attivazione della proteina G. Quindi il ciclo si attiva e poi si spegne. Quando si attiva, abbiamo detto, chiude i canali CNG. E vi ho detto, i canali CNG servono a depolarizzare il fotorecettore. In particolare, il potenziale di membrana del fotorecettore è mantenuto da quattro cose. I canali CNG, dei canali selettivi per il potassio, che sono localizzati nel segmento interno, e uno scambiatore e una pompa, come un po' in tutte le altre cellule. Okay? Al buio, come è fatto il potenziale? Cos'è che mantiene il potenziale di membrana dei fotorecettori? Questi fotorecettori sono depolarizzati dalla corrente che continua a entrare dai canali CNG, okay? E sono iperpolarizzati dai canali del potassio, perché il potassio continua a uscire. Okay? Quindi c'è un flusso, tra l'altro si può registrare questo flusso, se uno va allora, per registrare i fotorecettori ci sono delle modifiche del patch clamp in cui praticamente metà del fotorecettore viene tirato dentro la pipetta, per cui si può registrare quello che c'è nella corrente di quello che resta fuori o quello che è dentro nella pipetta. Okay? Per cui si può misurare la corrente che fluisce nel segmento interno e nel segmento esterno. Con questi esperimenti si è visto appunto che la corrente si deve chiudere su tutto il fotorecettore, cioè entra nel segmento interno, esce nel segmento interno e rientra nel segmento esterno. Quindi c'è una corrente di buio che circola
in tutto il fotorecettore, esce da una parte e rientra dall'altra. Ovviamente per mantenere questa corrente è necessaria la sodio potassio a tipiasi, perché devono essere mantenuti i gradienti di sodio e di potassio. Già così i fotorecettori sono molto più ricchi di sodio intracellularmente nella maggior parte delle cellule, perché ho una corrente di sodio che continua a entrare, okay? E poi ho uno scambiatore sodio-calcio che mi serve fondamentalmente ad abbassare la concentrazione di calcio, quindi anche lui porta dentro sodio, okay? Che è un altro dei motivi per cui c'è tanto sodio nei fotorecettori. Quando illumino il fotorecettore, cosa succede? Succede che io chiudo questi canali qua. Quindi il potassio esce, continua a uscire, questi canali qua rimangono aperti, sono canali del potassio voltaggio dipendenti, okay? E quindi qui continua a uscire la corrente, il potenziale di membrana si iperpolarizza, arriva fino a meno 70 millivolt, non arriva più giù, perché? Perché banalmente questi canali voltaggio dipendenti a meno 70 millivolt cominciano a chiudersi, sono voltaggio dipendenti, si aprono solo in un certo ambito di potenziale, meno 70 si chiudono e quindi poi il potassio non esce più perché non ci sono più neanche i canali che si aprono. Quindi io la risposta alla luce che ho è una iperpolarizzazione che mi va da meno 40 a meno 70 millivolt, ok? Con questi 30 millivolt di iperpolarizzazione, i fotorecettori mi devono segnalare tutte le variazioni di luce che possono vedere. Okay? Adesso vediamo che far star dentro tutte le variazioni di luce che riusciamo a vedere in questi 30 millivolt non è banale, ci vogliono tanti meccanismi di adattamento in funzione della condizione di illuminazione. Partiamo dal caso più, se vogliamo, più sensazionale, nel senso che i fotorecettori sono tra quei recettori che riescono a rilevare segnali ai limiti fisici di rilevazione, nel senso che i fotorecettori riescono a vedere i singoli fotoni. Più giù di così non si va, non tanto perché il fotorecettore non sia ottimizzato, ma perché meno di un quanto di luce non si può andare. Okay? Questi esperimenti, per cui vi metterò gli articoli originali, hanno visto che se io vado a fare un esperimento di voltage clamp in un fotorecettore al buio e do degli impulsi luminosi estremamente fiocchi, calcolando la luce in modo tale che ogni impulso abbia 2, 3, 4 fotoni, okay, statisticamente io riesco a ricostruirmi la risposta di singolo fotone. Perché? Perché io non riesco a dare un fotone alla volta con certezza. Okay? Però posso dare uno stimolo abbastanza fioco per cui statisticamente nel mio impulso ce ne sono due o tre. Per cui se statisticamente ce ne sono due o tre, qualche volta capita che non ce n'è nessuno, qualche volta capita che ce ne sono cinque o sei, qualche volta capita che ce n'è uno. Okay? Poi vado a farmi l'analisi statistica delle risposte in potenziale del fotorecettore e vedo che sono tutte multiple di una risposta quantale minima. Questa risposta quantale minima corrisponde alla risposta di singolo fotone, che è circa un millivolt, se guardate qua. Le risposte più piccole che vedete qua, questi sono 2 millivolt, sono 1-2 millivolt. Okay? Quindi il fotorecettore, il bastoncello adattato al buio, vede i singoli fotoni. E si può andare a vedere che cosa fa il singolo fotone a livello di cascata molecolare. Ora, noi sappiamo che il singolo fotone va a agire su una molecola di rodopsina. Perché? Perché basta un fotone per isomerizzare il retinale. Okay? Una rodopsina attiva 100 molecole di traslucina. Queste 100 molecole di traslucina attivano 100 fosfodiesterasi, perché qui il rapporto poi è 1 a 1, e le fosfodiesterasi idrolizzano 100.000 molecole di GMP ciclico. L'idrolisi di queste 100.000 molecole di GMP ciclico chiude abbastanza canali CNG per iperpolarizzare il recettore di 1 millivolt. Okay? Quindi la cascata agisce in questo modo. È un'amplificazione enorme. Da una molecola di rodopsina si arriva a 100.000 molecole di GMP ciclico e 1 millivolt di iperpolarizzazione. Quindi è un rilevatore di luce estremamente potente, con un'amplificazione estremamente potente.